Non sembra avere dubbi Vladimir Putin. La Russia vincerà la guerra con l'Ucraina e non avrà bisogno di usare armi nucleari. È in un discorso lungo un'ora dal palco del Forum Economico Internazionale che il presidente russo spiega. L'arma atomica faciliterebbe la vittoria, ma è importante anche la salute dei nostri soldati, rassicura, e prosegue. L'uso di tali armi è possibile in casi eccezionali, che però non si sono ancora verificati, come in caso di violazione della sovranità e dell'integrità nazionale russa. Putin, nel suo intervento, il più lungo della storia del Forum, chiude su un possibile negoziato. Al momento non è una strada percorribile. Avanti con il conflitto dunque e una rassicurazione diretta all'opinione pubblica russa. Nessuna nuova mobilitazione militare. Poi nei giorni di massima tensione con Parigi la sfida dei missili con l'Occidente. Mosca si riserva il diritto di rispondere a possibili attacchi di Kiev sul suo territorio con armi fornite dai paesi occidentali, spiega Putin e aggiunge la fornitura di armi agli avversari dei paesi occidentali non è imminente. È infatti a Macron che il portavoce del Cremlino aveva rivolto un'accusa decisa. La Francia è pronta a entrare in guerra. Parole a cui il presidente francese ha risposto durante l'ultimo colloquio con Zelensky. Non vogliamo un'escalation e non siamo in guerra con la Russia. E resta fermo sulla decisione di inviare strutture militari in Ucraina. Nelle stesse ore Joe Biden, nel suo discorso in Normandia durante le celebrazioni per il D-Day, ha di fatto paragonato Putin a Hitler. I veterani americani della Seconda Guerra Mondiale avrebbero voluto che gli Stati Uniti fermassero l'aggressione del leader del Cremlino. Si sono opposti all'aggressione di Hitler. Poi la domanda, c'è qualcuno che dubita che loro avrebbero voluto che l'America si opponesse a Putin oggi in Europa? Nella notte nuove esplosioni a Sebastopoli, nella Crimea occupata. La prima nei pressi della centrale termica di Balaclava. Nelle ultime ore anche attacchi nei centri abitati nei pressi di Kharkiv. Il mese scorso il bilancio dei civili morti è salito a 174, con un aumento di oltre il 30%. Intanto via libera della Commissione UE ai negoziati per l'adesione di Ucraina e Moldavia all'Unione Europea. Da San Pietroburgo alla Normandia duettano Vladimir Putin e Joe Biden in mezzo allo spauracchio di una minaccia nucleare, sullo sfondo di elezioni europee mai così sbilanciate su un futuro incognito. Dal Forum Economico in Russia il Putin pensiero. L'Europa è in difesa, ma non useremo l'atomica anche se potrebbe far finire la guerra in Ucraina e non attaccheremo la NATO. E sulle elezioni americane non ci interessa chi vincerà tra Trump e Biden. Agli USA riserva però l'attacco più frontale. Non combattono per l'Ucraina, ma per la leadership nel mondo che sta per finire. E la consegna alle armi a Kiev è un passo molto pericoloso, conclude. Incluso il loro utilizzo oltre confine in Russia. Potrei armare, dice, i nemici dell'Occidente, ma non spiega come. Che sia con attacchi hacker nel tentativo di inquinare le elezioni europee o finanziando attentati o dirigendo i flussi migratori verso l'Europa. Biden dalla Francia per le celebrazioni del D-Day del 1944 chiarisce: le nostre armi non colpiranno Mosca, ma non possiamo abbandonare Kiev ai dittatori e Putin lo è. Con gli Stati Uniti disposti ad aumentare però il proprio arsenale atomico se la strategia di Russia e Cina non cambierà per la nostra sicurezza. E questa è la parola chiave comune a Mosca e a Washington, la giustificazione appunto dialettica. E su questo, sulle biotecnologie, a San Pietroburgo interventi anche dalle due figlie maggiori di Putin, Maria Voronzova e Yekaterina Tikhonova, ed è la figlia dell'ex ministro Shoigu. Al Cremlino si prepara la successione. Repubblicana, l'arco di trionfo, gli Champs-Élysées, una Parigi blindata accoglie nuovamente, questa volta ufficialmente, dopo il faccia a faccia di ieri con Zelensky, il presidente statunitense Joe Biden. Pranzo di lavoro all'Eliseo con Macron, poi alle 16 la conferenza stampa, al centro dei colloqui tra i due il rafforzamento della cooperazione bilaterale, lo stretto coordinamento sulle crisi internazionali e la preparazione del G7 in Italia tra pochi giorni. E quando si parla di crisi internazionali, in primo piano restano il Medio Oriente e l'Ucraina. Soprattutto l'Ucraina, visto quanto è andato in scena in Francia negli ultimi due giorni con il presidente Zelensky che ha partecipato alle celebrazioni per l'80° anniversario dello sbarco in Normandia e che ieri nella capitale transalpina ha parlato di fronte all'Assemblea nazionale, incontrato mezzo governo francese e alcuni produttori di armi. Con Macron ha firmato accordi da 650 milioni di euro, incassando dal presidente francese il via libera alla fornitura di jet Mirage, al relativo addestramento dei piloti e l'annuncio che un'intera brigata ucraina sarà formata, armata e dotata di tutto il necessario da Parigi. 225 milioni di dollari sarà invece l'ammontare del nuovo pacchetto promesso da Biden in occasione del già citato faccia a faccia parigino. Biden che si è scusato per i tentennamenti del congresso costati tempo e vite umane rispetto allo sblocco dei 60 miliardi di dollari a favore di Kiev. Tornato in Normandia, l'inquilino della Casa Bianca ha tenuto un discorso sulla democrazia. Le forze oscure non scompaiono mai, ha affermato, delineando un parallelo tra Hitler e un Putin che intanto parlava al
Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, tranquillizzando e minacciando allo stesso tempo circa l'utilizzo di armi nucleari. Ci renderebbe più rapida la vittoria, ma parto dal presupposto che non si arriverà mai al loro impiego. Intanto, però, oggi il New York Times pubblica un'indiscrezione che ha trovato conferme circa la possibilità che Washington espanda il proprio arsenale atomico se la strategia nucleare di Cina e Russia non cambierà. Sul campo proseguono i bombardamenti russi sulle regioni ucraine, particolarmente colpite nella notte quella di Sumy e la zona di Nikopol, mentre Mosca sostiene che per la prima volta alcuni droni di Kiev abbattuti hanno preso di mira una base russa in Ossetia del Nord dalla quale decollano i jet che attaccano l'Ucraina.